Sto seguendo ancora una volta i vostri consigli. Questa volta siamo andati a Campo Imperatore. Campo Imperatore, 2000 e passa metri. Sì, bello, ma in realtà la strada, il percorso per arrivarci è quello il bello, cioè una cosa spettacolare. Well, it seems like a month since I kissed my baby goodbye. And I could have a lot of women, but I'm not like some other guys. I could find one to hold me tight, but I couldn't make believe it's all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got 10-4 gears and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. I just passed the Jimmy and a white. I've been passing everything in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Campo Imperatore è sede dell'Osservatorio Astronomico Nazionale, un cannocchiale lì che è largo quasi un metro. Arrivo dalla funivia all'albergo Campo Imperatore e uno spettacolo di panorama infinito. Well, ICC is checking on down the line. I'm a little overweight and my logbook is way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales, all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home. Ma le strade che ci sono su quell'altipiano sono una cosa da vedere assolutamente, ragazzi. È uno spettacolo unico. My hometown's coming in sight. If you think I'm happy, you're right. 6 days on the road and I'm gonna make it home. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Tant'è che siamo rimasti lì poi tutto il giorno e poi in tardo pomeriggio siamo partiti per venire a Rocca Calascio, dove sono tuttora, con l'intento di fare delle foto spettacolari al tramonto. Però sono arrivato troppo tardi e il tramonto ormai se n'è andato, purtroppo. E qui è veramente un peccato mortale non avere il drone. Il mio povero drone, caduto di guerra, ferito da un uccello in volo, durante un volo di ricognizione ad Amatrice. Vabbè, questa notte la passeremo qui e domani ce lo guardiamo con calma, perché ho già visto che questo castello merita il suo tempo per essere visitato. Domani invece ci sposteremo verso L'Aquila, andremo a vedere proprio la città, così con la scusa facciamo anche carico e scarico acqua e camper e magari anche una lavatrice da qualche parte. Si stanca? Hai camminato un bel po' oggi, hai camminato sul Gran Sasso oggi, puoi dirlo, eh? Beh, come potete vedere Sally è abbastanza cotta, ma a lei questi viaggi gli piacciono molto, vero? Si scoprono sempre un sacco di begli odori, vero? Boom! Signori, a domani, buonanotte.